Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci siamo ragazzi, finalmente siamo con i primi contenuti ufficiali di Ever Crisis sul mio canale. Oggi facciamo un contenuto che molti mi avete chiesto e che mi avete anche domandato nei commenti, live eccetera eccetera, ovvero la guida fondamentalmente per il reroll. Ora, come potete notare, noi ci vediamo o comunque siamo praticamente di fronte alla schermata di home principale dopo aver completato il primo tutorial e aver scaricato le prime parti del gioco. Quindi tutta la fase dove Sephiroth fa l'introduzione, il combattimento di Cloud e Zack contro Sephiroth, i primi filmati, abbiamo scaricato tutta la roba, presentazione delle prime missioncine dove bisogna potenziare le armi, cioè tutte le cose comunque guidate del gioco. E una volta fatto tutto ciò, ci ritroviamo praticamente nella finestra iniziale. Come prima cosa, se non l'avete fatto, ovviamente ritirate tutto ciò che potete ritirare dalla gift box, dove potremo ottenere all'inizio del gioco una Zweilander per Zack, anche un'arma di Glenn, che se non ricordo male è l'Apology in Hell, che non sono comunque male tutte e due, sia per Glenn che per Zack, sono comunque delle buone armi, e se non sapete quale armi scegliere o comunque puntare ai vostri personaggi, mi raccomando, ci sono i video sul canale. E oggi io qua vi faccio vedere appunto cosa dropperemo noi dal mio pool, per vedere effettivamente che cosa droppiamo, anche perché in realtà io in questo account, se non ricordo male, ho droppato anche un'ottima arma per Tifa. Ora vorrei controllare effettivamente, no, posso controllare direttamente da qua. Ok, sì, vabbè, qui ci sono tutti i tutorial che io ho già fatto, quindi non mi interessa. Vedete, qui abbiamo, vabbè, la selezione del personaggio, le materia, le armi, accessorio, tutto quello che ci interessa. Tifa. Per quanto riguardava Tifa, se non ricordo male, io ho trovato delle buone armi. Sì, vabbè, qua mi sta facendo ancora i tutorial perché io sono praticamente all'inizio. Le abilità comando, le limit abilities, queste sono le reinforce ability che vengono collegate al personaggio, skill eccetera. Le substats invece vengono collegate alle materia. Ok, va bene. Io per Tifa ho trovato, esatto, ho trovato addirittura le Tiger Fang. Ho trovato addirittura le Tiger Fang che mi danno praticamente la limit ability Somersault, che non è male. Non è assolutamente male. Vedete, ho praticamente la limit ability con Somersault. E poi tra l'altro è anche molto 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 buona, perché appunto è 5 stelle. E soprattutto per quanto riguardava Tifa, se vi ricordate bene, vi ho detto appunto che questa è praticamente una delle migliori armi, perché è un'arma non elementale che diminuisce anche l'attacco fisico. Infatti, come potete vedere, la core ability praticamente facciamo danno e nel frattempo l'attacco magico viene diminuito, quindi diminuiamo praticamente l'attacco magico. Tanta roba. Ok, va bene, era giusto per farvi vedere che in realtà in questo profilo non mi è andata male in realtà come roba. Allora, iniziamo a fare la 5 stelle garantita. Vediamo che mi esce con la 5 stelle garantita. Si spera ovviamente in un'arma buona. Così nel frattempo vi faccio vedere anche le animazioni di pull, che non ve le ho fatte vedere effettivamente. Cloud, che è super mega fregno. OP. Poi si fa il tap. Vedete, tra l'altro il nostro nemico è tutto bello boostato, no? Quindi ci fa capire che comunque stiamo affrontando un nemico forte, quindi la ricompensa sarà elevata. Critico e Fever, quindi quando c'è Fever abbiamo un 5 stelle in banner praticamente, cioè in pool. Oh, arma di Cloud. Ah, la Mythil Saber. Oddio, Mythil Saber non era, eh sì, non è male, però questa qui è praticamente la sua arma magica, la sua arma magica migliore. Non è male in realtà, però col fatto che comunque c'è il pacchetto che si possa comprare all'interno dello shop, che tra l'altro è comodissimo, dove potete acquistare sia una skin, che anche il pacchetto con un'arma 5 stelle di Cloud che potete scambiare.
quindi sinceramente non è male. Allora, andiamo invece adesso con i ticket, vediamo che droppiamo con i nostri ticket. Tra l'altro vi ricordo, ragazzi, che oggi saremo in maratona Ever Crisis, dove nell'eventualità si rerolla, nell'eventualità si chiacchiera del gioco, si guarda la storia, si guarda un po' tutto, quindi vi aspetto ovviamente in live sul mio canale Twitch. Allora, qui mi sembra un'animazione standard, nemico standard. Cloud tra l'altro non è neanche vestito, quindi ah, attenzione, qui addirittura non siamo riusciti a counterare, quindi è andata male. Critico, quindi mi sa che qua ci sono 4 stelle. Esatto, quindi possiamo skippare tranquillamente. Le animazioni sono un po' come quelle di Dragon Ball Fighters, no? Dove ci sono praticamente Goku e Freezer che combattono, e in base a quello che succede durante il combattimento tu sai quale personaggio puoi ottenere. Vediamo adesso un'altra. Allora, Cloud non è vestito. Il nemico è non è pompato. Ovviamente poi le animazioni le skipperemo, eh? Io le sto facendo vedere giusto per farle vedere. Niente, neanche qua. Quindi andiamo male. Questi ticket mi stanno andando peggio dell'altro account che avevo sul tablet. E abbiamo gli ultimi 30 pull e poi la pull con gli stamp, per farvi vedere anche come funzionano gli stamp. E poi vi faccio vedere il reroll molto easy, che qua l'hanno reso in realtà semplice, però è lungo perché tutta la fase iniziale del gioco, con il download dei dati, la prima parte di pseudo tutorial, è abbastanza lunga. È vero che si possono skippare i filmati e tutte le robe, però è comunque un po' lunga, un 10-15 minuti si perdono. Oh, evasione. E poi critico, fever, quindi 5 stelle. Ok, 5 stelle di Matt, ok, potrebbe essere interessante. Ovviamente 4 stelle, tutto possiamo skippare. Non ce ne frega nulla. Che poi, come potete notare, le armi sono praticamente le stesse, solo che cambia la loro qualità. Nel senso che anziché essere 3 stelle diventano 5 stelle, quindi hanno più stats, sono più forti. Però voi le armi, in teoria, le potete trovare anche 3 stelle. Ok, quindi qua abbiamo sbloccato una limit break. Ah, la Stingray! Carina la Stingray! Carina la Stingray! Sono danni fisici magici, cioè sono danni magici non elementali, che debuffano praticamente, quindi ok. Non è neanche male in realtà quest'arma, cioè come prime build, cioè mi stanno uscendo comunque delle armi decenti in realtà, devo essere onesto. Ok, anche se però non sono le armi che vorrei, no? Quindi uno quando vuole rerollare o comunque quando vuole qualcosa dal gioco cerca di ottenere il meglio. Allora, se volete copiare, queste sono le armi che io ho scelto praticamente come rate up all'interno del banner, che corrispettivamente sono la prime number di Matt, che è l'arma per le cure, la W machine per Barrett, il platinum coral per Red, la Fairy Tail per Eris, la Falcon per Zack. Ovviamente ho messo il Platinum Collar perché qui ho trovato l'arma di Tifa, anche se in realtà l'ho voluta mettere giusto per avere una varietà. Allora, qua ovviamente bisogna selezionare praticamente i quadrati con gli stamp, dove si può scegliere. Quindi qua, come potete vedere, possiamo scegliere appunto
la Murasame di Cloud. Poi ovviamente nella parte 12 abbiamo praticamente l'outfit di battaglia, oppure l'outfit di battaglia di Barrett, o quello che è. Infatti noi possiamo fare change. Come potete notare, abbiamo la possibilità di scegliere, ecco qua, l'arma per il sesto stamp, che io ovviamente metterò la Murasame di Cloud. E poi ovviamente qui metteremo nel dodicesimo slot la Murasame Battle Grip di Cloud. Qua è inutile mettere le robe di Barrett perché non ha completamente senso. Poi qui abbiamo la garantita 5 stelle e qui automaticamente verrà messo ovviamente quella di Barrett. E qui invece ovviamente se vogliamo andare avanti possiamo scegliere di mettere l'altra arma di Barrett. Quindi praticamente il PD per l'arma di Barrett sarà alla fine, proprio l'ultimo, ultimo, ultimo. Allora, draw, vediamo un po'. Allora, quanti stamp prendiamo? Due stamp, ok, non male. Vi ricordo che gli stamp si possono ottenere dall'1 come minimo fino a 12 stamp massimi per ogni multi summon che andiamo a fare da 10. Quindi diciamo ci vuole la fortuna, ma ci vuole un po' tutto. Le percentuali sono spiegate nel video del gacha che ho fatto ieri. Ah, vediamo cosa succede. Avversario non pompato. Ok. Animazione. Vediamo cosa succede. Ok, il parry. No. Difesa. Quindi, oddio, neanche 5 stelle mi sa, eh. Critico. Sì, quindi non ci sono 5 stelle. Madonna, bruttissimo sto pull. Manco un 5 stelle. Vedete? La Murasame si può trovare anche a 4 stelle. Solo che a 4 stelle la core ability è più debole. Quindi in realtà va bene, ce l'abbiamo, però non è la stessa cosa. Ok, e per il momento abbiamo finito di pullare tutto ciò che possiamo pullare al momento. Quindi va bene così. Cosa si fa se il profilo in questione non ci soddisfa? Si va nel menu opzioni, si scende praticamente su title screen, si ritorna praticamente al titolo, cioè alla schermata di apertura del gioco, si clicca qui sopra e si fa reset game data. Una volta che abbiamo fatto il reset game data, facciamo delete. Ecco, il gioco non può essere ricoverato fino a quando non l'avete linkato. Volete procedere? Sì. Perché una volta che poi voi... Esatto, e ora avete resettato praticamente i dati di gioco. Una volta che avete resettato i dati di gioco, benvenuti e praticamente si ricomincia a rerollare. Boh, entriamo. E come potete vedere adesso noi ricominciamo praticamente con tutte le performance, tutta l'accettazione della roba, eccetera eccetera. Non fatevi problemi neanche a mettere il vostro nome, perché tanto potete registrare il vostro nome più volte, quindi non avrete il nome vincolato all'account. Io ho messo un nome scarso, diciamo. Addirittura si può skippare il tutorial. Ah, addirittura rerollando possiamo addirittura skippare tutta la prima fase. Ma questa è una cosa eccezionale, quindi il reroll diventa ancora più veloce. Non ci credo! Quindi bisogna farle soltanto la prima volta il reroll. No, ma questa è una cosa incredibile! È pro reroll! È incredibilmente pro reroll questa cosa. Si può rerollare in una maniera incredibile. Quindi basta che voi facciate il tutorial la prima volta, cancellate i dati di gioco e ricominciate. Quindi potete skippare tutorial, skippate tutto. Io ero convinto non si potesse skippare la prima parte, ma solo la seconda. O almeno, avevo capito così. Invece no, l'hanno cambiata mi sa questa cosa, eh. Perché non era così prima. Oh, schiva. E quindi si può rerollare all'infinito. Critical Fever, quindi 5 stelle. Stelle di Tifa, tra l'altro. Vediamo cosa otteniamo qua. Voglio vedere se ci sono anche le ricompense. P-
Power Soul, no, queste non sono un granché, va bene. Però dai, è comunque un'arma 5 stelle che sinceramente schifo non ci fa. No, ma questa roba mi ha lasciato un attimo scioccato. Cioè, il reroll è più semplice del previsto. Vabbè, ovviamente bisogna fare il tutorial, questo qui, che è quello, diciamo, obbligatorio, no? Che comunque è molto più veloce rispetto a tutta la parte iniziale. Qui ovviamente prendiamo le ricompense giornaliere. Quindi tutta la prima parte del tutorial noi la possiamo skippare. Ovviamente collegandovi 5 giorni avrete un ticket 5 stelle. Qua vengono le presentazioni dei banner che possiamo skippare perché tanto le abbiamo già viste. Il season pass che sinceramente neanche conviene più di tanto secondo me. E quindi poi possiamo ottenere... questo è il pacchetto, è ottimo, questo pacchetto di Cloud. E quindi abbiamo di nuovo tutte le ricompense di nuovo? Sì. Quindi il reroll è ottimo qua. Possiamo rerollare a motore. Ragazzi, top. Top. Niente. Volevo farvi vedere il video sul reroll. E quindi ragazzi, ora mi metterò a rerollare e poi ci vediamo dopo il live, no? Che dite? Vi aspetto, a dopo ragazzi, verso le 4, verso le 3, le 4 e cominciamo. Bye bye!